Non ho tempo per allenarmi. È una frase che sentiamo molto spesso. E se vi dicessi che in realtà non è un problema e non è un limite, ve lo spiego fra poco. Velocemente però una premessa. L'allenamento e più in generale l'esercizio fisico è riconosciuto ormai da decenni essere l'unico farmaco naturale benefico alla nostra salute e in generale alla nostra vita. Quindi deve diventare una priorità da inserire nelle nostre routine settimanali e in generale appunto di vita stessa. Come bisogna fare? Perché allora le persone non hanno tempo? Molto spesso nell'immaginario collettivo si ha in mente le prestazioni degli atleti. Più ci si allena meglio è. O facciamo 3, 4, 5, 6 sedute a settimana di magari un'ora, un'ora e mezzo, due ore o non vale nulla. Qua ragazzi non si parla di atletica, qui si parla di benessere. E allora sappiate che bastano dalle 2 alle 3 volte a settimana, anche 40 minuti comodamente in casa propria, non per forza in una struttura, per andare a migliorare notevolmente, per non dire esponenzialmente, la nostra qualità di vita. L'importante è sapere come pianificare, come essere flessibili nella nostra settimana in base agli impegni e in generale come gestire la nostra vita in relazione ai nostri obiettivi. Questo è importante che magari, se non lo sapete farlo da voi, una persona o più persone vi seguano in un processo iniziale di educazione e di apprendimento.